L'isola della Certosa, di fronte a Sant'Elena. 23 ettari, dei quali la metà di bosco. A due fermate di vaporetto dei giardini della Biennale. È la sede di Vento di Venezia, che ci ha accolti e che gestisce una darsena, una scuola vela, un atelier che fabbrica gondole, un albergo e un ristorante. Quattro artisti, legati fra loro da una comune percezione artistica del mondo, estendono il concetto di estetica all'ecosistema, realizzando i loro lavori esclusivamente con il materiale naturale grezzo del luogo stesso dove scelgono di intervenire. Sono una degli artisti e la curatrice di questo progetto di realizzare qua un percorso di arte nella natura per la Biennale. È da tempo che penso all'importanza di alzare a Venezia una bandiera in difesa dell'ambiente con lo strumento dell'arte. Centinaia di alberi sradicati dalla tromba d'aria, ammassati a forma di braccio di mare, immersi. Siamo ammaliati da questa forza muta. Vogliamo farne un monumento, archeologizzare il cataclisma. Non è stato possibile, per questioni burocratiche, per mancanza di mezzi anche, un'opportunità persa. Ma abbiamo restituito parte di questi alberi al Bosco della Certosa, attingendo a questo giacimento per realizzare le nostre opere. Il rumore delle artiglierie ha spento l'eco dei canti che si levavano di buon mattino da un altro ordine. Della Certosa solo labili tracce, pietosamente coperte da teli messi a protezione come audace tardo sudario. In un felice, si spera, partenariato tra pubblico e un imprenditore disponibile, si tenta di fornire una rilettura dell'isola e ridarle una centralità che meritatamente le spetta. Pietrantonio Arminio. L'isola della Certosa è un'isola che ha una storia antica. Qui c'era una Certosa, una delle più grandi d'Italia. L'utilizzo dei padri certosini si interrompe con Napoleone e viene destinata a isola a uso appunto a scopo militare, di cui siamo praticamente sulle bocche di porto. L'accesso alla città era da questa parte, quindi l'isola diventa un'isola di baluardo difensivo insieme al forte di Sant'Andrea. Il convento ha una triste fine, cioè viene completamente smantellato per erigere le mura difensive dell'isola.
l'isola appunto diventa un'isola a uso militare e quest'uso è protratto fino ai tempi moderni, cioè più o meno fino agli anni 50-60, quando l'isola viene completamente abbandonata. L'isola viene usata dapprima come luogo dove depredare il più possibile e poi viene usata come discarica. L'isola si trova intorno a metà degli anni 80 in una fase, come dire, di allarme cittadino, per cui Legambiente insieme a altri cittadini e comitati locali si mobilita per chiedere che l'isola, che sta a due passi da Venezia, nel pieno della Laguna Nord, vicino alla Bocca di Porto, che ha 24 ettari di verde ormai, come dire, che ha preso sopravvento su tutto l'edificato, diventa a quel punto un bosco da recuperare. L'isola della Certosa, che attualmente è un'isola interna alla Laguna di Venezia, nasce come lido. In epoca romana era il lido che separava la laguna dal mare. E questo è importante da sapere, perché spiega il perché dei suoli tendenzialmente sabbiosi di tutta l'isola. Una cosa molto caratteristica è la presenza rilevante di alberi, anche alberi giganti come questo grande pepo bianco, prostrati. L'esempio straordinario che abbiamo visto del gelso gigantesco che c'è in un angolo dell'isola, dove più fusti originatisi come ceppaia, probabilmente a seguito di un taglio di un fusto principale originario, si sono sviluppati a mo' di fiore, raggiungendo una dimensione che non ha di simili nei gelsi da nessun'altra parte al mondo, oltre che una forma assolutamente peculiare. Queste piante beneficiano di un microclima assolutamente unico, dato da escursioni termiche mitigate, un'umidità sempre diffusa, soprattutto una luminosità diffusa che favorisce al massimo la fotosintesi. Da questo accrescimenti rapidissimi e forme anche di gigantismo. La valigia rossa con gli attrezzi, portata da Calcata. Si appendono, sono comodi. E qua ci sono tutti i rastrelli. Una costruzione militare mimetizzata come ripostiglio per gli attrezzi messi a nostra disposizione dalla Lega Ambiente di Venezia. Pietro Antonio, professore di scultura all'Accademia di Napoli. Spirito sottile, collabora con Opera Bosco da anni e con i suoi studenti da Napoli, lavorando collettivamente alla realizzazione di grandi opere. Qui pensa a un'architettura integrata, ancorata stabilmente alle stesse canne in vegetazione, che cresce insieme alle canne che la costituiscono. Abitazione per un giorno, così legata, resiste, compatta alla spinta del vento e al mutare delle stagioni, e si mimetizza perfettamente al contesto dell'isola. L'opera può essere continuata da chi l'adotta per un giorno, apportando le modifiche che ritiene necessarie.
Sono io, Anne, fondatrice di Opera Bosco. Durante il primo sopralluogo sull'isola, appena scoperta questa spiaggetta, ci ho visto dei coccodrilli. Sta di fronte al Lido, è molto frequentata dai veneziani o dagli abitanti di altre città vicine. C'è una grande attività in questa laguna, pescano, raccolgono crostacei, esche e quant'altro. Ci passeggiano anche molto, si esercitano con delle gondole di tutti i colori, bellissime, con barche a vela anche. In effetti la laguna di Venezia fa parte del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Norma. Norma è anche performer che gira il mondo con la compagnia di Romeo Castellucci. Ha realizzato diversi lavori a Opera Bosco, dove si esibisce anche in performance di danza sensibile. No, è anche pericoloso alcuni perché ci stanno i nidi dei calabroni e quelli aggrediscono. Pino, anche lui collabora con Opera Bosco da molti anni. Vive vicino a Nettuno, dove realizza spesso delle opere con i tronchi levigati dal mare che approdano sulla spiaggia. Un performer naturale. Un giorno, mentre lavoravo anch'io su quella spiaggia deserta, lui si costruiva una zattera, sulla quale poi è salito e si è lanciato sul mare verso l'orizzonte. Cose che facevo erano molto estemporanee, molto affidate alla fotografia, per cui non mi importava tanto
che l'esecuzione fosse precisa, quanto poi un risultato fotografico e di ambientazione, no? Di dare delle spinte di bloccaggio. È facile per nuovo. Le ragazze del Servizio Civile Internazionale cooperante con la Lega Ambiente.
L'arte nella natura non deve essere un'esibizione di tecniche fantastiche, d'uso di materiali naturali, né espressione di grandezza e fantasia. Entrare nella natura significa creare un rapporto di scoperta, di rispetto, anche di gioco, ma con intento serio e consapevolezza. L'installazione può aiutare a identificare un luogo e a conoscerlo meglio. Contatto profondo di materia, disgregazione e ritorno, reincarnazione. La natura diventa scopo di vita, forse è racconto, illustrazione. Qual è l'intervento artistico? Semplicemente l'attraversare, lo scuotere le erbe, pungersi con i cardi, graffiarsi col grano. Qual è il rapporto col nostro tempo? Sacralità nel senso di essenza, di verità. Oggi non più vivibile e quindi mancanza, attesa. Non è l'opera, ma il compimento, il rituale, l'avventura intellettuale, l'accordo. Qua abbiamo tante conchiglie, tanti sacchi, reperti, cocci, antichi. La catalogazione, la più importante, è la raccolta della spazzatura. E quella si mette tutto su una busta e si porta via, non si tiene. Si tratta di realizzare delle opere col materiale naturale, biodegradabile, che elimina il problema della spazzatura. E questo deve essere esteso a tutta la produzione di tutto quello che fa, di tutto quello che si fa, di tutto quello che si produce. Bisogna arrivare a quello. Altrimenti finiremo come quelle buste di plastica che arrivano sulla spiaggia, spinte dalle onde, di alghe ed è una specie di mischio tra busta e alga, non si capisce più bene dove comincia la plastica, dove finisce, dove già. E questo potrebbe succedere anche a noi, ci trasformeremo in una specie di alghe plasticose.
solito non vedo. No, se piove a me là. Nessuno sa. Architettura archetipo. Prima dell'architettura, magia e relazione con l'universo, con il tempo atmosferico, luogo di incontro e raccoglimento, rifugio, protezione e memoria. L'arte comincia forse con l'animale, almeno con l'animale che ritaglia un territorio e fa una casa. Con il sistema territorio-casa, molte funzioni organiche si trasformano: sessualità, procreazione, aggressività, alimentazione. Ma non è questa trasformazione a spiegare l'apparizione del territorio e della casa. Al contrario, il territorio implica l'emergenza di qualità sensibili pure, sensibilità che smettono di essere unicamente funzionali e diventano dei tratti di espressione, rendono possibile una trasformazione delle funzioni. Senza dubbio, questa espressività è già diffusa nella vita e si può dire che il semplice giglio dei campi celebra la gloria dei cieli. Ma è con il territorio e la casa che l'arte diventa costruttiva ed erige i monumenti rituali di una messa animale che celebra le qualità, prima di trarne delle nuove causalità e finalità. E questa emergenza d'essere già arte, non soltanto nel trattamento di materiali esterni, ma nelle posture e nei colori del corpo, nei canti e nei gridi che demarcano il territorio, è uno scaturire di tratti, di colori e di suoni, inseparabili in quanto diventano espressivi. Deleuze Guattari.
vetri, però sono tutti levigati. Ormai sono anche belli, poi non tagliano più, no? Sono da lì. Ma qua sono proprio nuovi, belli taglienti. Ho attraversato il mare della laguna, mi sono immersa nell'acqua in momenti diversi. Alle prime luci dell'alba, al tramonto, ho osservato le maree e interrogato i viandanti. L'acqua del mare è diventata un luogo di riposo e di risveglio, la riva deriva, un luogo di nascita-rinascita e di incontro con la terra. Thank you.
Anna, muovi. Beh. Non so, appena l'avevi messo, non so come l'avevi messo, però funzionava, perché se di no, ma vedi, scusa, vedi questa curva. Questa curva è la stessa che là, tu hai dato, per cui se ti allarghi. No, è la punta sopra. Bella, no? Vento di bene. Quindi noi abitiamo, aiutiamo a soffiare la giusta.
se mi ingrassi. Non è vero che sia la morte il peggior di tutti i mali. E c'è il serio, è il sollievo dei mortali. Andiamo così. Io mi ero messo in bene. Insegnante a me. Siamo la nostra collega che è venuta.
Un'azione che celebra l'antica selva per ricordarci che le foreste sono le fondamenta della nostra esistenza biologica e culturale. Con la realizzazione di un percorso di arte nella natura che restituisce al bosco della Certosa, in forma poetica, alberi sradicati dalla tempesta nel 2012. Archetipi che riannodano i fili con i segni originari che abbiamo metabolizzato e che sono la nostra unità di misura del concetto di estetica e del pensiero scientifico, come la nozione del cerchio, per esempio, che deriva dagli anelli concentrici interni al tronco degli alberi. L'arte e l'architettura sono state, in passato, discipline complementari per molto tempo, e ora che la natura è tornata al centro dello studio di molte discipline, come comune denominatore del tutto, osserviamo che l'arte nella natura è stata spesso, in questi ultimi decenni, fonte di ispirazione per alcuni architetti. Tre coccodrilli di rami secchi, usciti dalla laguna su questa piccola spiaggia di fronte al Lido, diretti verso Venezia. Animali che rappresento in modo ricorrente da anni, per il fascino e per lo spavento anche che provoca, per il suo aspetto così arcaico, sopravvissuto a un mondo scomparso, come rappresentazione traslata dell'avidità di predatori anacronistici che regnano oggi sulla terra. La cattedrale gotica riproduce palesemente gli antichi scenari del culto nel suo interno, che si innalza verticalmente verso il cielo e poi si curva a volte da tutti i lati, e l'analogia tra foresta e cattedrale non è casuale, in quanto si fonda su un'antica corrispondenza tra la foresta e la dimora di un dio. Il culto degli alberi è molto diffuso nelle antiche credenze di tutto il nostro pianeta, e dalle ricerche di Evans sappiamo come a Creta lo spirito di un albero è trasferito a una colonna, e questa corrispondenza tra colonne e alberi ci induce a ritenere che le numerose colonne dei templi greci simbolizzano un bosco sacro.
e che le antiche città, che si sono ingrandite secondo criteri diversi nel corso del tempo, con le loro strade sinuose e ineguali, sono le cittadelle della cultura. Le civiltà hanno ricavato il loro spazio nel cuore delle foreste, dove la costruzione di capanne crea delle piccole radure che si allargano per ospitare i villaggi, poi città e accademie e infine megalopoli. Il margine della foresta definisce i limiti delle colture, il perimetro delle città e i confini dei domini istituzionali. Più ampio è il cerchio della radura, più ci si dimentica di abitare in una radura. Ma il cerchio, per quanto ampio possa diventare, conserva un margine dove la storia incontra la terra e il logos preserva il suo fondamento originario. Robert Pogue Harrison, Foreste, l'ombra della civiltà.